oggi a Santa Maria Capua Vetere c'è il GOTA del Consiglio regionale. Abbiamo con noi il vicepresidente, l'onorevole Fulvio Bonavitacola. Impegni importanti, impegni che la città di Santa Maria sperano essere concreti. Ospedale, anfiteatro. Che cosa farà la Regione Campania? Ma direi che noi siamo qui intanto per testimoniare la nostra vicinanza al progetto politico di cui è interprete Antonio Milla e che è un progetto di buon governo amministrativo. Un progetto che sarà negli prossimi anni sviluppato attorno a questi due obiettivi: la creazione di un nuovo ospedale nella ex caserma militare Andolfato, nato da una positiva collaborazione di Santa Maria col comune di Capua e con una totale sinergia con la regione. E poi c'è il tema dell'anfiteatro, ho ricordato che è tra i primi anfiteatri d'Italia e che può essere il perno di un sistema museale e turistico di nuova stagione culturale per Santa Maria. Questa città ha grandi tradizioni che devono tornare ad essere affermate per avere un prestigio e un'immagine che questa bellissima comunità merita. Sono sfide per Antonio Milla, ma noi ci sentiamo parte di queste sfide. Onorevole, vogliamo dare un po' di numeri e di tempi per l'ospedale e per l'anfiteatro? Ma sull'ospedale noi dovremo nelle prossime settimane firmare il protocollo con l'amministrazione, con l'agenzia del demanio e con l'amministrazione militare, almeno per avere un impegno alla destinazione dell'area. Questo consentirà da un lato all'ASL di dare un impulso alla progettazione e a noi per dare un impulso alla copertura finanziaria, che si tratta di un'opera rilevante. Con questi tempi io credo che con una bella collaborazione entro 2 anni potremo avere anche l'inizio delle procedure di affidamento dei lavori. Per quanto riguarda l'anfiteatro c'è un impegno del MIBAC da dare un primo finanziamento per la riqualificazione. Io credo che a valere su nuovi fondi del nuovo ciclo strutturale regionale 21-27 potremo integrare questa dotazione e con gli stessi tempi credo che noi potremo arrivare, che ho detto per l'ospedale, potremo arrivare alla rifunzionalizzazione di questo. Poi c'è il tema della gestione, ma questo sarà uno degli argomenti di cui parleremo col confermato sindaco Antonio Milla. Il Consiglio regionale si è schierato al fianco di Antonio Milla, tutti i consiglieri regionali e l'ex onorevole Camilla Sgambato per una conferenza stampa con il vicepresidente Bonavitacola. Che cosa hanno significato queste presenze? Significa qualcosa di molto importante, significa che c'è un asse importante fra la città di Santa Maria Capua Vetere e la regione, c'è una squadra di consiglieri regionali che è al nostro fianco, come il presidente Olivieri, l'onorevole Zannini, l'onorevole Sant'Angelo, ma lo stesso assessore Caputo che oggi non era presente, c'è la presenza forte del Partito Democratico con l'onorevole Sgambato, l'onorevole Bosco, tutti hanno fatto una lista importante. C'è un percorso di cui parlava anche il vicepresidente, che ha obiettivi importanti come l'ospedale, la valorizzazione di un percorso culturale e turistico di grande importanza, ma ci sono tanti obiettivi, ci sono gli obiettivi del PNRR in relazione ai quali ci siamo fatti trovare pronti, abbiamo messo i conti a posto, abbiamo messo a posto la macchina comunale che si dota delle risorse necessarie per quei progetti che saranno fondamentali per reperire i fondi del Recovery Fund. Penso che ci possono essere, e sono certo, 5 anni di straordinaria crescita per la città da tutti i punti di vista, culturale, sanitario, economico, di comunità, un termine che utilizzo sempre. La comunità sammaitana dopo questi 5 anni sarà fortissima. Un'estate da Spartaco, una simpatica provocazione lanciata in conferenza. No, non è una provocazione, io sono convinto che nel momento in cui si finiranno i lavori del MIBAC che stanno facendo all'anfiteatro e sarà possibile fare gli spettacoli nell'arena, la Regione Campania non farà sentire la sua mancanza, sarà presente. L'anno prossimo vedremo di fare degli spettacoli importanti in sinergia con la Regione Campania, con il MIBAC, con la direzione dei musei e naturalmente il Comune farà sentire la sua presenza.